Ciao bambini, questo è Electric Apu. Sto male. Sto molto male, tant'è che ieri ho disegnato in posizione fetale tutto il giorno sul letto. Ho fatto quel magnifico disegno di Flygon che ho pubblicato oggi su Instagram, per voi ieri. E beh, almeno ho avuto anche il tempo di allevare un po' di Pokémon per questa sfida, in cui sì, oggi proviamo il 2 contro 2, dato che molti di voi dicono il vero competitivo è nel 2 contro 2, forse dovresti imparare quello, mi ci metto adesso. Cioè mi ci sono messo un po', vedevo video mentre che disegnavo ieri, e oggi vedremo se c'è un risultato. Vi faccio vedere i Pokémon, ho avuto modo di breedare una Catalina, che è un Alcremie, Catalina sarebbe il nome di mia sorella. L'ho chiamata così perché mia sorella un tempo le piaceva fare cupcake e cose dolci, quindi ho pensato a lei. E Vivi, che è un Gengar, molto più facile da bridare di questa zozza qua maledetta, che tra l'altro per ottenere questa forma, che è quella che volevo proprio, hai bisogno di un Love Sweet come oggetto e devi roteare intorno al tuo stesso asse, sapete quando io vi saluto, così per circa 30 secondi, perché devi miscelare bene il Pokémon in modo che si evolva in quello che vuoi tu. E sì, l'ho visto su internet, se no non avrei potuto saperlo. Detto questo, ho preso gli altri Pokémon che già avevo e ho cambiato loro un po' i moveset, diciamo così, per vedere, cercare di farli funzionare. Ho fatto soltanto una lotta casual, che è andata bene almeno questa. Poi il resto non so come andranno. Non ho testato tanto quanto gli altri team in singolo. Ho detto, ma sai che il bello sta nel farlo insieme, giusto? A questo punto allora facciamolo insieme. Cerchiamo subito nelle double, in cui siamo ancora beginner, zero lotte fatte. Cerchiamo un allenatore sfidante. Bene, il primo sfidante è Dave, che porta Pokémon alquanto spaventosi. Questo è un team d'avvento in coda, signori. Lo vedo perché se c'è Whimsicott e c'è anche Grimmsnarl che piazzerà sicuramente Light Screen e Reflect per aumentare la difesa a tutti. E poi ci spazzerà facilmente via con Lucario, Arcanine o Dracovish. Dracovish che ho breedato, dato che nei commenti dell'ultimo post nella community mi è stato molto suggerito Dracovish, però non sono riuscito a farlo entrare in questo video, in questa squadra 2 contro 2. Comunque, me la sento di iniziare subito con Alcremie. È un Glaceon, penso. Questo andrà malissimo, lo so già. Un sacco di attaccanti fisici, quindi mi porto Steelix. Farfetch, no, porto Flygon, va. Flygon che comunque sia a frana, quindi dovrebbe essere fastidioso. Questa è ormai la mia canzone preferita, è la canzone Tournament. Ah, questa ragazza porta il cappello invernale, molto carino. Vedete, Whimsicott e Lucario, quindi sì, una squadra d'avvento in coda. Ma a noi non ci interessa perché ho mandato subito i miei Pokémon più lenti, quindi ce ne frega fino a un certo punto. Quello che adesso io voglio fare è decorare la mia Glaceon e sparare, lo sparo subito un Blizzard o un Wish, perché anche il Wish potrebbe essere un buon metodo per accumulare tempo. Penso che sparo un Wish. Sparo un Wish perché sicuramente Glaceon adesso dovrà incassare il colpo di Lucario, che viene addirittura gigantamazzizzato, dynamaxizzato. Quindi lui parte subito, lei parte subito, arrabbiata, forte forte, con un Lucario potenziato grosso grosso. Whimsicott farà sicuramente vento in coda, beat up. Ah no, colpisce il suo stesso Lucario per attivare la sua abilità, aumentare il suo attacco, ok. Oddio, no! Wow, questa combo è pericolosissima, perché gli sta aumentando un po' troppo il suo attacco. Il mio Glaceon non resiste neanche per sbaglio. E questo sarà uno swipe di Lucario, sì. Wow, queste strategie io non l'ho minimamente viste nei video che ho visto, e forse non ero pronto. Ed ecco che ci spacca Alcremie. Io non penso che la mia Glaceon possa minimamente incassare un colpo di quel Lucario. Allora, qui sta tutto nel capire chi vorrà attaccare lui, perché sicuramente un attacco lotta ce l'ha, aumenterà ancora di più il suo attacco. Whimsicott aumenterà sicuramente ancora di più il suo attacco. Steelix se ne va a fanculo. È alquanto inutile, signori, ormai con questo Lucario super buffato non penso di riuscire a fare niente. Però sto imparando che forse non devo lasciar fare a niente e nessuno robe simili. Quell'abilità di Lucario è davvero pericolosa, la prossima volta che lo vedo devo portare per forza subito Gengar. Farò un Moonblast su Flygon, che comunque incassa il colpo, ma
Flygon, ciao ciao, mi dispiace Tarantino, tanto... Secondo me non ha attaccato appositamente Glaceon perché si aspettava un Glaceon con Weakness Policy. Fa anche molto male quel Whimsicott. Qua muore Glaceon, ovviamente, nonostante la difesa sia altissima, non poteva andare altrimenti. Era buffato a bestia quel Lucario, signori, e io non ero preparato a una cosa simile, perché non ho mai affrontato un Lucario con questa abilità. Me ne ero completamente scordato dell'esistenza di un Lucario con questa abilità. Quindi la prima è andata molto male, la prossima volta che vedo un Lucario, Gengar, assolutamente. Vediamo un po', HM4 porta i più meta in assoluto. Quindi Tyranitar, Dragapult, la talpa maledetta. Penso di poter iniziare tranquillamente con Alcremie, forse uno Steelix, almeno che HM4 non abbia il Dragapult con il lanciafiamme o fuoco pugno da parte di Tyranitar. Partirei con Gengar, Surfarfetch e un Glaceon, uno Steelix, Glaceon. Oddio no, me l'ha scelti a caso perché non sono fatto in tempo a schiacciare per un secondo. Sono partito con Flygon e Alcremie, per Cristo. Coreano, lo io cinese, le scritte sono un po' troppo esagerate. Flygon morirà molto probabilmente per via di un gelo denti. Subito? Sarà un Choice Scarf? Sto la scelta? Attaccherà più velocemente il mio Flygon? La prenderò sui denti? Probabilmente. Qui maxano tutti di botto. Subito. Nel 2 contro 2. Benissimo, quindi l'ha ingrandito per non flinciare. O per aumentare la sua velocità. What? Aumentare la velocità di tutti in realtà. Pure Tailwind, benissimo. Quindi tutti sono più veloci. Decoriamo il nostro fly. Io ingrandisco Flygon. Probabilmente se quello c'ha un attacco ghiaccio, Flygon muore, sparisce. Però non so che altro fare a parte questo. E con Alcremie mi proteggo. Sì, mi proteggo. Vediamo un po' se Tarantino può incassare un colpo di quel Gyarados, sperando che non abbia un attacco ghiaccio. Cosa probabile, perché non ho visto molti Gyarados che portano un attacco ghiaccio. L'ho visto portare un attacco volante, acqua con cascata. Che altro? Adesso io stesso ho i miei dubbi. Sono entrato in un tipo di combattimento in cui ho troppi dubbi. Forse avrei dovuto studiare di più. Max Geyser, eccolo lì quindi. Alcremie si protegge, quindi un attimino resiste, però adesso il brutto che ha piazzato la pioggia quel Gyarados. Quindi io, fortunatamente, quella pioggia la mando a quel paese. Perché adesso lancio la mia tempesta di sabbia. E lui muore, perfetto. Un Gyarados in meno. Che teoricamente adesso è la cosa più pericolosa. Adesso lui lancerà sicuramente un Dragapult. Chissà se Alcremie può imparare l'abilità. Sono qui per un attimo richiamare l'attenzione. Se adesso lancia quel Dragapult è un bel problema. Però ci sta pensando un po' troppo. E Dragapult, sono morto. Secondo voi l'uccello attaccherà sicuramente Alcremie? Io ci provo comunque sia con Alcremie a colpire. Resisti! Flygon grande! Alcremie lo sapevo che avrebbe incassato quel colpo. Però mi sa che il suo Dragapult se ne va comunque a quel paese. Sì. Deve morire. Bam. Ciao. Ok, il mio attacco è diminuito. Tarantino che ancora ci delizia shottando una buona parte di queste bestie. Adesso Gengar me lo terrei per quando Vento in Coda finisce. Lui potrebbe cacciare tranquillissimamente un Tyranitar, un Rotom. Quindi Gengar per sicurezza me lo tengo alla fine.
lancio Farfetch'd, Surfetch'd, Surfetch'd, come si pronuncia non lo so, a me viene ancora a chiamarlo Surfetch'd. E adesso Rotom in effetti sarà per forza più veloce del mio Flygon. Manca un turno alla fine di Vento in Coda, quindi penso di poter tranquillamente proteggermi col mio Flygon Max Guard e sparare un bel knock off a Rotom. Così butto giù l'oggetto che ha, qualunque cosa sia quello che abbia. Max Guard, eccolo qui. Brave Bird. Ovviamente attacca Farfetch'd che è tipo lotta, ma dovrebbe incassarlo bene. Sì. Mi proteggo dall'idropompa. Knock off. Preciso. Ce la possiamo ancora fare, signori. Che oggetto c'aveva? Non ho letto. Non ho letto che oggetto aveva. Ah, che oggetto gli ho buttato giù, mi sono già scordato. Quindi Tailwind non c'è più. Adesso il mio Pokémon dovrebbe essere più veloce, a meno che Rotom non sia sto la scelta. Di conseguenza una bella Rock Slide non gliela leva nessuno. Vediamo cosa succede. Rock Slide, fai flinciare qualcuno, Flygon. Ti prego, ti prego, ti prego. Flinched, sì! Flinched, tutte e due! Yes, baby! Yes, baby! A casa, Rotom! A casa! Yes, baby! Resiste al Tailwind. Flygon! Flygon, signori! Flygon! È tutto il mio Flygon. Rock Slide, baby! Flinciamelo, flinciamelo! Flinciamelo di nuovo! No, Brave Bird! Farfetch'd doveva... Farfetch'd non muore. Però la cosa positiva, signori, è che grazie a questa cagata del Brave Bird, che lui non ha usato Vento in Coda, alla prossima muore. Perché io ho tenuto un'arma speciale da parte. Ovvero Gengar, che porta fulmine. Fulmine? What? You never play Tuber Simulator? Qualcuno mi sa che questo se lo becca proprio in faccia. Se lo becca proprio in faccia, e nel caso in cui dovesse resistere, gli arriva un Meteor Assault in faccia da parte di Topi. Eccolo lì. Vivi! Con il fulmine! Porta a casa la vittoria! Yes, baby! Ok, ok. Il team un pochino funziona, un pochino. Non sicuramente contro quei team che hanno una strategia molto più precisa e chiara della mia. Io muoio. È un Tyranitar con Weakness Policy. Ah, Shiny addirittura. Signori, secondo me me la sono giocata bene. Ultima lotta del video, della giornata. Siamo 1-1, una vittoria e una sconfitta. Secondo me arriva un'altra sconfitta. Però non si sa mai. Sì, sono molto negativo oggi, ok? Perché è la prima volta che provo queste battaglie doppie on the line. Le uniche volte in cui ho fatto battaglie doppie erano nei vari alberi lotta, torre lotta, treni lotta dei precedenti Pokémon. Ma online ho sempre avuto molto timore. Proprio perché ci sono queste strategie che ti prendono in contropiede, serio. Come quella di Lucario di prima. Vediamo qui un Como. Ok, questo è relativamente pericoloso. Allora, Flygon lo vedo bene qui. Ha levitazione quel Weezing. Porca zozza, chi se lo ricorda. Weezing Galar. Ma non mi aprire l'abilità questa roba qua che non ci faccio niente. Quanto tempo c'ho? 53 secondi. No, non ce l'ha levitazione. Vedo un sacco di debolezze quindi alla terra. Di conseguenza penso che partirò con Alcremie, con Flygon. Il ghiaccio non lo vedo molto utile qui. Gengar sicuramente. E Steelix. Penso Steelix per quel Mimikyu. Mi fa paura quel Mimikyu. Però anche Cramorant mi potrebbe distruggere. Forse Glaceon. Porto Steelix. E stavolta ho scelto in tempo. Nonostante prima non abbia scelto in tempo, sono riuscito comunque a cavarmela. Ho messo volutamente in cima i primi quattro che più o meno mi funzionano sempre. Dico, non sia mai che come al solito ci metto troppo a scegliere. Perché la prima parte della battaglia inizia nella scelta dei Pokémon. E il 50% della lotta è quella. Ed è ancora più difficile nell'uno contro uno perché ne puoi portare solo tre. Quindi è ancora più importante. Qui già ne puoi portare quattro. Ok, quindi questo parte molto potente. Vogliono aumentare sicuramente la propria difesa, perché quel Wooloo può potenziare la sua difesa un po' troppo. Poi quel Wooloo diventa molto pericoloso perché ha un attacco che si chiama Body Press, che è estremamente potente. Io faccio come fanno loro, mi dinamazzo il primo turno. Primo turno Dynamax, frega un ceppo.
Andiamo, Tarantino! Il mio Flygon. Sempre è che nel 2 contro 2 faccio davvero fatica a prevedere, a pensare cosa potrebbe accadere, invece nell'1 contro 1 più o meno ce l'ho un po' più chiaro. Le varie possibilità di cosa potrebbe succedere, quindi contrattaccare di conseguenza. Qui sono un po' intimorito, del tipo, ok, mi butto a tutta su una cosa perché ho paura. Ok, quello lo incassa bene, ma lo incassa forte. Quel Weezing. Ho aumentato la difesa anche della mia bestiola lì a terra, quindi ho da paura. Cotton Guard, ci sta. Ma quel Wulu lo potrò ammazzare soltanto quando entra Gengar, secondo me. Wow! Avvelenato Flygon, porca zozza, non ci voleva. Sludge Wave che comunque colpisce anche il suo caro amico lì. Quindi in realtà mi aiuterà lui a buttarlo giù piano piano. Io cerco di aumentare comunque ancora un po' la difesa del mio Alcremie grazie a questo Max Steel Pikes. Le nostre difese. Pam, lui se ne va, che era una minaccia per il mio Alcremie. Alcremie aumenta la sua difesa ancora di più. Perché io ho pensato questa squadra così. Flygon serve per aumentare la difesa del tutto. Eccolo lì il body press. Non ha fatto così male come pensavo grazie all'aumento della difesa. Tolto molto molto poco. Pressoché un attacco inutile. Questo veleno mi ucciderà prima o poi. Sì, sarà il veleno a uccidere Flygon secondo me. Mimikyu. Un Mimikyu. Un Mimikyu che una volta che farà la danza spada... Preferisco comunque intanto aumentare ancora di più la difesa del mio Alcremie. Quindi farò un altro Max Steel Pike. Così aumentare la nostra difesa per poi incassare meglio gli attacchi di Mimikyu. E attaccherò doppiamente a Mimikyu. Che ancora lui non ha fatto nessuna Dynamax, c'è da dire questo. Quindi dovremo aver paura al prossimo turno. Trick! Choice Band. Ma in realtà è un bene, perché mi ha dato molto più attacco così. Dopo ti faccio le frane come se non ci fosse un domani. E per chi non lo sapesse, perché ho scelto Flygon invece che un Haxorus, che ha molto più attacco e è comunque più velocemente di Mimikyu, e ha Mold Breaker, che è un'abilità utilissima. Uno, perché è il mio Pokémon preferito praticamente subito dopo Glaceon, e due, perché in realtà riesco a essere più veloce sia di Haxorus che dello stesso Mimikyu, quindi alla grande. Un Rock Slide non lo toglie nessuno da questi due, potrei anche farli flinciare. Preferisco che il Choice Band si leghi a Rock Slide piuttosto che un altro attacco. Ok, ha ritirato Mimikyu. Como? Sono più veloce di Como, vero? Beh, scopriamolo. Sono più veloce di Como? Poi Como che tipo è? Drago cosa? Drago pietra? Forse dovrei bridare un Como, sono sempre stato incuriosito da lui. Però non mi ci sono mai messo a bridarlo, devo controllare anche le abilità, cosa può avere e cosa no. Ok, lo Gigamaxa, cioè lo Dynamaxa, mi viene a dire sempre Giga, non so perché. Very dangerous this Como, very dangerous. E non può neanche flinciare adesso che è così grosso. Un attacco veleno. Alcremie. Un critico? Chissà se è valso qualcosa, se è servito veramente a uccidere il mio Alcremie, perché il mio Alcremie ha una difesa speciale assurda. Baton Pass. A chi dà tutta quella difesa? A Mimikyu. Mimikyu quindi lo devo spaccare subito. Ho bisogno di Gengar. E Gengar teoricamente è più veloce di Mimikyu, però Mimikyu fa un Shadow Sneak su Gengar e lo finisce. Però questo Gengar ha Focus Sash. Focus Sash. Quindi dovrebbe resistere.
Poi tra l'altro con Rock Slide potrei far flinciare sempre Mimikyu, no? Shadow Snake attacca per primo, in effetti. Un'altra cosa che non ho pensato è quello di lo Shadow Snake. Ah, comunque Gengar lo incassa bene. Mimikyu qui muore, mi sa. Sì. Sapete chi mi potrebbe uccidere? Wulu. Wulu potrebbe uccidermi alla fine. Ciao Flygon, hai fatto un ottimo lavoro. Ottimo lavoro Flygon, comunque sia, come sempre. Adesso con Gengar. Ultimo attacco, spero che sia relativamente devastante contro tutti questi. E invece mi proteggo con Steelix. Perché secondo me adesso arriva un bel attaccone in faccia a Steelix. Magari di tipo fuoco da parte di Como. Quindi la protezione magari mi salva, non lo so. Steelix si protegge, attenzione! Sludge Wave da parte di Gengar. Steelix si protegge e colpisce tutti quanti che non muoiono ovviamente, ma... Ovviamente Gengar, ciao. Ho perso, signori, ho praticamente perso. Oh mio Dio, non è morto per un'attacca. E quello a fare se continua a aumentare la sua difesa è inutile per me. Adesso ti pare che non ce l'ha un lanciafiamme? Ce l'ha al 100%. A 100% un lanciafiamme, Steelix muore. Poi quell'altro c'ha pure Body Press, che è super efficace, figurati. Drain Punch. Ai ai ai, fa comunque molto male. Quindi è un attaccante fisico, che strano un Como fisico. Dovessi soltanto speciali in realtà fino adesso. Body Press, ciao Steelix. Forse la scelta sbagliata qua in questo caso è stato Steelix. Un Glaceon sarebbe stato magnifico qua. Sono stato stupido io. Ma se vi dico in modo molto sincero è che mi sto proprio un po' pentendo di Steelix, perché in molti ormai si sono preparati contro Corviknight. Quindi figurati se Steelix non viene distrutto, dato che tutti sono pronti per Corviknight. È l'unico che potrei cambiare da questa squadra, è l'unico. Se no con il resto sono contento, ma... Detto questo, spero comunque che i suggerimenti che troverò qui sotto nei commenti saranno utili come sempre. Commenti che sono super, oltre super, super ben accetti, visto che io sono un povero scemo che sta ancora imparando. Adesso qui appariranno altri video cliccabili, se sentirete ancora la necessità di una piccola dose del vostro caro zio Peo di quartiere. Iscriviti se non sei iscritto, molto più importante, un bel schiaffettino alla campanella, un cazzottino alla campanella, un bacetto alla campanella. Io adesso vado a dormire o a sperare che mi passi questo raffreddore e mal di gola bestiale. Ciao.